Eccoci di nuovo qui. Ciao bambine, ciao bambini. Oggi studieremo le parti di un racconto e vedremo come il racconto può essere scritto. State tutti attenti. Ogni racconto inizia con un titolo. Il titolo serve per far capire da subito quale sarà il contenuto della storia. Ogni racconto, poi, può essere diviso in tre parti: la parte iniziale, che si chiama introduzione, la parte centrale, che è lo svolgimento, e la parte finale, che è la conclusione. L'introduzione serve a presentare i personaggi o l'ambiente o il tempo della storia. L'introduzione può iniziare con una frase che cattura l'attenzione, come per esempio «C'era una volta», oppure «Una notte buia e tempestosa». Lo svolgimento, invece, è la parte della storia più ricca e importante, dove si narrano tutti gli avvenimenti. La conclusione è la parte finale del racconto, dove si risolve il problema o il conflitto e si chiude la storia con un lieto fine o un finale sorprendente. La conclusione può terminare con una frase che lascia un messaggio o una morale, come ad esempio «E vissero felici e contenti» o «E così imparò la lezione». Allora, riassumiamo questa piccola lezione sul racconto. Il racconto è composto da tre parti. Primo, l'inizio. Seconda parte, svolgimento. Terza parte, conclusione. Vediamo un esempio. Allora, l'inizio. C'era una volta un cavaliere che cavalcava nel bosco. All'improvviso vide un drago. Ed ecco qui che arriva lo svolgimento. Capì subito che doveva sconfiggerlo perché gli abitanti di quel regno sarebbero stati in pericolo. E così iniziò il combattimento. Vediamo un po' la conclusione. Alla fine il cavaliere sconfisse il drago e tutti gli abitanti del regno vissero felici e contenti. Eccoci qui. Allora, spero che abbiate capito questa piccola lezione e come è strutturato un racconto. E quindi da un inizio, da uno svolgimento e da una fine, da una conclusione. Mi raccomando, concentratevi bene e sono sicura che riuscirete a scrivere dei bellissimi racconti. Io vi ringrazio per aver guardato il video, mando un caro saluto a tutti e a voi bambine e bambini, tanti bacini!